Buongiorno ragazzi, ben ritrovati sul canale. Come vedete ho risposto positivamente all'ultima storia che ho messo sul canale per quanto riguarda la pesca alle trote in torrente. Sono tornato in montagna, sono in moto, ho con me l'attrezzatura travel per quanto riguarda la pesca mosca. Ho, per voi puristi sicuramente storcerete il naso, ho però con me una Reddington Classic Trout Travel, una 8 piedi coda 3, uno Shimano Biocraft subito imbobinato con una coda 3 color salmone, una bellissima parachute nera, non so se si vede, e un po' di attrezzatura fotografica e una seconda canna sulla schiena perché non si sa mai. È una canna questa qui molto leggera, cerchiamo di capire un pochettino come si comporta, però ragazzi per viaggiare in moto come sapete io ho bisogno di attrezzatura travel, quindi devo scendere un po' a compromessi. Il fiume sembra in ottime condizioni, il cielo non è perfetto, speriamo tenga, nel caso ci armeremo di pazienza e capiremo come fare. Direi di iniziare, pescherò risalendo il fiume e vediamo cosa ci regala questa giornata. Incominciamo! Io spero vivamente che il movimento del lancio non influisca troppo sulle riprese, ma vediamo. Guardate, sto utilizzando una parachute nera con un piccolo foam giallo sul corpo in alto che dovrebbe aiutarmi a renderla un pochettino più visibile. Pesce, raga! Pesce! E vai! La prima trotella! Mi sposto un attimo dalla corrente forte. La slamo. E la lasciamo andare. Ah, andata! Vabbè. Piccolina era, visto che la nera col pallino giallo facevo fatica a vederla, ho deciso di mettere una nera con un cioffettino rosa. Spero mi aiuti a vederla nella zona di corrente e speriamo bene. Continuiamo a lanciare. No, mamma che pirla, mi sono distratto. Ragazzi, aggiornamento dell'una e un quarto più o meno. Mi sono fermato a mangiare un panino perché avevo una fame bestia e iniziava a essere molto coperto il cielo. Adesso le nuvole si spostano parecchio, ma ho guardato il meteo, sembrerebbe che verso le 5 e mezza 6 dovrebbe venire la pioggia. Quindi vorrei prendere qualche pesce prima di tornare a casa. Ho visto due bei pesci, che uno ovviamente l'ho perso come un babbo perché non sono riuscito a afferrare al momento giusto. Un altro preso, una trotellina piccolina, lunga, sarà stata 10-12 cm. E adesso mi sto spostando un po' più a monte del fiume. Vediamo se riesco a trovare qualche zona di raschio o qualche bella buca e proviamo. Continuiamo, proseguiamo. Sì! Pesce, raga! L'ho preso! Sotto i piedi proprio! E vai! Ah,
Adesso ve la faccio vedere, ragazzi, una trotellina piccolissima. Bagniamo le mani. È talmente piccola che mi passa attraverso mi passa attraverso i buchi del guadino, pensa a te. Eccola, ragazzi, guardate. Una bellissima fario che rilasciamo subito. Vai. Ola. E che diavolo, mi sembrava strano. Cioè, adesso ne prendo un'altra, guardate, Eccola! Ve l'ho detto, ragazzi, e questa è anche più bella. E questa è anche bella. E questa è anche una bella trota. Guarda come risale bene la corrente. Dai, passa i sassi, bravissima. Vieni nel guadino, amica mia. Sì! Come sono contento. Teniamola sempre in acqua. Oh, adesso ve la faccio vedere velocemente. Una foto magari col cellulare, poi la liberiamo. Eccola qua, ragazzi. Una bellissima trota che adesso prende la libertà. Vai, bella, guarda che segno che c'ha, se è un cormorano o un qualche uccello. Molto bene. E vai. Pesce, raga, pesce. Un'altra bella trotella. No, si è liberata, cazzo di Buddha. Amo senza ardiglione. Adesso voglio provare a fare una passata lungo quel raschio davanti a noi. Speriamo ci sia qualche pesce. Trota, raga! Non ci posso credere! Non ci posso credere! E tra l'altro una gran trota! Una gran bella trota! Cazzo, ho mangiato quando non me ne sono accorto, stavo per recuperare! Sì! Cazzo, che pescione che ho preso! Stavo recuperando, ma... si vede che nel recuperare l'ho ferrata, ma ovviamente non me ne ero accorto. Questo è un gran bel pesce! Ragazzi! Ehi! Dove vai? Ah, se n'è andata. E vabbè, non sono riuscito a farvela vedere. È scivolata via. Ah, che disastro, che disastro. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine della giornata. Adesso mi incammino verso la moto. Circa un 40 minuti di cammino, se non di più. Da Chasing Minnow, la Reddington Travel. Questa super giornata sul torrente. Io vi ringrazio, mi raccomando. Mettete un bel like a questo video, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutto ciò che è social, Facebook, Instagram, YouTube e soprattutto se volete partecipare a un'uscita di pesca con me o volete prendere parte a uno dei viaggi che organizzo, mi raccomando, andate nella link in bio di Instagram perché trovate il mio nuovo sito internet. Contattatemi, iscrivetemi e spero di incontrarvi presto. Io vi ringrazio come sempre, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao, ragazzi!